Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, in questo momento sono tipo le 9, ho appena iniziato a studiare, quindi mannaggia, mannaggia. Sto facendo neurochirurgia un po' tosta. Vediamola. Tanto c'è un mega brufolo, io li vedo soltanto in videocamera, i brufoli giganti che mi escono. E niente, oggi vi vorrei parlare di un'applicazione che è quella che avete visto in tutti i miei video che io utilizzo per sottolineare, prendere appunti sulle pad, però poi ve ne parlerò più nello specifico. Sto cercando adesso un programma per fare lo screen dell'iPad e vi faccio vedere, così io parlo e vi faccio vedere. Tanto al momento continuo a studiare. Una cosa che mi sono sempre chiesto è: una persona che apre un mio video dice, ma che cavolo è questo qua? Allora ogni tanto mi ricordo e faccio una presentazione, ovvero sono Giuseppe, ho 23 anni, faccio il quinto anno di medicina e abito a Roma per studio, appunto, sono calabrese, si sente dall'accento. Quindi sul mio canale cosa faccio? Faccio un po' di tutto, porto le mie passioni, vlog da studente di medicina, consigli sullo studio, perché è quello che faccio purtroppo, mi tocca studiare tutto il giorno, il fitness, quella che è la mia vita. Quindi mi raccomando ragazzi, se vi piacciono i miei video andate a dare un'occhiata, lasciate un bel like, un commento qua sotto che mi aiuta sempre tantissimo e ovviamente iscrivetevi al canale. Io adesso vado in palestra e quindi vi lascio nella borsa. Allenamento finito, sono esausto ragazzi. Adesso andiamo a cucinare, che sto morendo di fame. Non ce la faccio. Brevemente vi faccio vedere il risotto, lo sapete ormai, è classico, lo zafferano con un po' di filettuccio e dei broccoli. Vi volevo dare un consiglio: da poco sto iniziando a mangiare in ordine di densità calorica, quindi mangio gli alimenti con meno calorie per 100 grammi e poi arrivando a quelli più in alto, quindi faccio prima il broccoli, poi passo alle proteine, poi passo ai carboidrati. Mi sto informando, ci sono numerose pubblicazioni scientifiche a favore di questo approccio alimentare. Ve lo do come consiglio, piccola tips, però sto approfondendo e ve ne parlerò. Indovinate dove sto andando? Chi di voi mi conosce lo saprà sicuramente. Commentate qua sotto e non fate i furbetti che andate avanti nel video, perché lo so che lo fate. Mettete in pausa, commentate e poi chi azzeccherà, perché ha azzeccato veramente, perché me ne rendo conto, un premio. Eh sì, sto andando proprio a fare la spesa. Spesa fatta. Da tanto tempo io nei video che sto facendo in questo periodo vi ho mostrato, tipo nel video del metodo di studio, piuttosto che nella color code, sempre il link qua sopra, vi ho fatto vedere quello che è lo schermo del mio pad. Cioè sempre ve lo faccio vedere in realtà quando studio, perché io studio dalle pad. Allora, intanto mi avete chiesto nei commenti, sia di Instagram ma anche su YouTube, mi avete chiesto ma che programma è, che programma non è. Allora, ho deciso di fare un approfondimento, di farvelo vedere qua a schermo, vi uscirà fra poco l'immaginetta, di quello che è il programma che sto utilizzando, che prima di tutto si chiama Documents. Ve lo faccio subito vedere dall'App Store, che andiamo sull'App Store, scriviamo Documents, un attimo che carica, ecco appunto, scriviamo Document e ci si apre la prima applicazione, in questo caso Document 6 gestore virtuale. Io ovviamente già l'ho scaricato. Una volta scaricato vi si apre l'immagine. Allora, come potete vedere, io ho questo qua, stavo studiando appunto neurologia e ho tutta la schermata dove ho tutti i miei file. Allora, quando voi aprite il programma vi si apre così, dove avete tutti i documenti scaricati, quindi qui c'ho tutti i documenti scaricati. Poi c'è iCloud, se voi avete salvati dei file sul cloud, questo è utilissimo perché io ho l'applicazione sia sul Mac che sull'iPhone, in modo tale che se mi trovo, che ne so, in treno e non ho l'iPad con me, posso iniziare a studiare comunque dall'iPhone. Quindi tutto collegato, salvato sul cloud, qualsiasi file voi utilizzate su questa applicazione vi si troverà sul cloud. Poi browser fondamentale per ricercare determinati documenti, quindi li potete tranquillamente scaricare, una pagina Word, un documento qualsiasi, vi si scarica su questa applicazione, quindi basta semplicemente fare salva la pagina, la salvate e quindi vi esce l'applicazione. Tornando sulla sbarra laterale, poi c'è i vari cloud, quindi vi ho collegato Dropbox, Google Drive, e poi ci fa vedere nella colonna di sinistra tutti i file, come potete vedere, recenti che io ho scaricato. E poi se faccio mostra recenti mi fa vedere proprio tutti i file, qui io alcuni li ho cancellati perché se no mi sarei pieno di file.
comunque tutti i file più recenti. Una volta che abbiamo scaricato il nostro file, quindi abbiamo preso dal cloud, dai vari cloud, da un sito internet qualsiasi, ti si apre la pagina. Ora, in alto cosa troviamo? Troviamo appunto un tasto cerca fondamentale, perché sui PDF ci permette di cercare tutto rapidamente. Quindi cerchiamo, non so, un file, SDLA, voglio cercare la SDLA, lui inizia a caricare e cercare all'interno del file quello che non ci serve. Abbiamo questa qua che più che altro ci dà la modalità giorno, notte o seppia. Io mi trovo molto bene con la modalità giorno. Scorrimento orizzontale o verticale, per come cambiano le pagine. Io per una questione di libri lascio il scorrimento orizzontale, bella luminosità. C'è anche la possibilità che vi legga automaticamente il testo, ma fa abbastanza schifo come voce, quindi poi sto studiando, voglio leggerlo io, le cose che mi servono. Però è utile per alcune persone, magari potrebbe essere utile insieme ad altre cose. E poi abbiamo questa specie di libro che più che altro ci, se noi facciamo una selezione con il colore, tipo diciamo cercami tutte le cose con il colore blu, ti fa vedere tutte le cose selezionate col blu. Quindi è molto utile se come me utilizzate la color code, che quindi sapete che determinate cose sono scritte con un determinato colore. Dopodiché andiamo sulla cosa blu più importante, più succosa di questo programma, ovvero il fatto che ci permette di sottolineare. Nella barra in alto vediamo che cosa? Queste due matite. Poi abbiamo questo tasto che fa un ingrandimento in sostanza. Il testo, per aggiungere testo al file, io lo trovo molto utile, più che altro per farmi delle piccole annotazioni, delle forme che non so che servono. E poi ci sono questo che serve per sottolineare, quindi abbiamo i vari colori per sottolineare, tutti i colori, fighissimo. Stessa cosa, è cioè quello di prima era un evidenziatore, poi abbiamo il tasto sottolinea, che sempre tanti colori possiamo vedere, ed infine questa cosa qua, che non so che serve, tagliare le scritte, forse per tagliare più che sottolineare, cioè io metto una bella X quando una cosa non serve e chi si è visto si è visto. Dopodiché andiamo a valutare una delle funzioni più importanti, secondo me, per chi vuole lavorare a mano libera, sono la possibilità di sottolineare e la possibilità di scrivere proprio a mano. Ora io purtroppo il mio iPad non ha l'Apple Pencil, ma suppongo che chi ha l'iPad Pro con l'Apple Pencil sia fenomenale questa funzione, perché è proprio come avere un libro e scrivere. Comunque vediamo subito applicazioni sottolineatura a mano libera, e ci permette quindi di selezionare tenendo schiacciato i vari colori. Questo ci permette di valutare quella che è l'intensità, quindi da più trasparente a 100% che ti copre tutto il testo, quindi abbastanza inutile. E poi abbiamo gli altri due, che sono strumenti matita, anche qui si seleziona quello che è il colore, anche qui l'intensità e le dimensioni. Poi abbiamo lo strumento gomma, ed infine la mano per spostarci da una parte all'altra della pagina. Diciamo che io personalmente, quando devo sottolineare, utilizzo la funzione quella già posta, questa qua, perché sostanzialmente è più indirizzata, cioè mi fa delle linee più dritte, mentre quando faccio mano libera io sono proprio tutto sotto, cioè veramente tutto sotto. Però mi trovo comunque molto bene con questa funzione di sottolineatura a mano libera, in alcuni casi, soprattutto quando ho i file con le slide, che normalmente non si potrebbe sottolineare, con la funzione a mano libera io riesco a sottolineare anche sulle slide, che è veramente utile. Mentre per quanto riguarda le altre funzioni un po' minori, ovvero la possibilità di mettere una nota, anche qui col tasto cerca ti cerca solo le note, il timbro, ma che serve un timbro non lo so, e la possibilità di mettere una firma, più che altro qui riesce la mia firma, ma per avere dei documenti se dovete firmarli per studiare è abbastanza inutile. Quindi spero di avervelo spiegato molto bene questo programma. In realtà è la prima volta che faccio una recensione di un programma in questo modo, non l'ho mai fatto, vi ho più che altro sempre dato consigli sullo studio e tutto il resto. Però penso che è un'applicazione che è molto utile, non so se esiste anche per Android, ma su chi ha Apple secondo me è la svolta. Svolta perché comunque ti permette di avere sia tutto sull'iPad, ma puoi ritrovartelo sull'iPhone, quindi in qualsiasi momento, se come vedete tutto a Apple, in qualsiasi momento della giornata dove sei puoi tirare fuori il cellulare, l'iPad o il Mac e studiare. Quindi hai sempre con te tutti i file riservati sul cloud, quindi è veramente una svolta. Spero che questo video vi sia stato utile, fatemelo sapere nei commenti e continuiamo con il vlog della giornata, che è di studio. Vai. Vieni qua. Vediamo se l'orata che ho preparato questa sera è uscita, vediamo io. Sono sicuro che avrò fatto uno dei soliti miei fratelli, però devo dire che l'odore non è malvagio. Vediamo com'è. Oh, mi sto bruciando.
Mi sto bruciando. Devo dire che non è malvagia, sembra carina. Mola, proviamo a impiattare, impiattiamo e vediamo come esce. Ti stai divertendo a farmi le riprese? Ma l'assaggiamo, la mia ratona. E poi, per primo, che io mangio come secondo, risotto tarocco ai funghi porcini. Però è tarocco, ragazzi. Ciccio, ne vuoi? Quindi stasera così va. Oggi sono andato a fare la spesa, ho trovato questo orato in offerta, ho detto dai, prendiamolo. Non sarà perfetta come peso, ma chi se ne frega. Alla fine, mo la prova e vi faccio sapere. Cena veramente buonissima. Ogni tanto, secondo me, queste cose differenti fanno veramente la differenza tra una cosa normale del semice merluzzo e una rota. Cioè, alla fine, ragazzi, che mi è cambiato? Già l'ho preso, l'ho trovato in offerta. Non sarà stata precisissima, pesatissima al grammo. Sti cavoli, non devo fare una gara io, anzi. E dopo che finisci di studiare, ovviamente devi fare la lavastoviglie. Adesso sapete cosa sta per iniziare? Una serata. Peppe! E mi guardo. Mi sono scaricato il film dei Power Rangers, l'ultimo, che devo vedere perché, sapete, sono un fanatico dei Power Rangers. Troppo studio, ragazzi. Mi ero addormentato come al solito, non ho finito il film. Che noia. Comunque, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate un bel like, commentate qua sotto. Anzi, fatemi sapere se voi la tipologia di video. Consigli più vlog vi piace, perché devo cercare di capire questa cosa, quindi fatemi sapere nei commenti, condividete il video se vi è piaciuto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi, trovate tutti i miei social in descrizione. Ciao ciao.